Amici di Mitico Channel, un caro saluto da Francesco da Prato. Oggi ovviamente non commenterò una partita del Foggia, ma ho la necessità di esprimere la mia opinione, visto quello che sta succedendo, le notizie fresche di giornata che riguardano in maniera non certo positiva ex dirigente del Foggia Calcio. Naturalmente non posso esimermi anche ad esprimere una opinione su quello che poi è successo invece in settimana, con l'allontanamento di Bari e le dimissioni di Colucci, cosa che avevo deciso di non commentare, ma che a questo punto mi vedo costretto a mettere insieme in un ragionamento che farò e che vuole assolutamente portare un po' di tranquillità tra tifosi che vedo nei social, stanno ormai portando avanti mille ipotesi, le più disparate possibili sui retroscena di quello che sta succedendo nella società del Foggia Calcio. Bene, cominciando dall'esonero di Bari, dall'allontanamento di Colucci, che qualcosa non andava, si era già intuito ai tempi dell'allontanamento di De Zerbi dell'agosto del 2016, perché non è usuale esonerare un allenatore un mese dopo averlo riproposto a furor di popolo. E soprattutto la cosa si va a ripetere quest'anno quando parimenti si allontana un giocatore, Milinkovic, dopo poche settimane dal suo ingaggio e un altro calciatore che è un leader di questa squadra, titolare nella prima partita che si fa a Castel di Sangro, poi viene relegato in tribuna, non messo in rosa, giocatore che tra l'altro è tra i più pagati del Foggia Calcio, secondo me anche uno dei più talentuosi. Naturalmente questo non denota una eccezionale, voglio dire, programmazione da parte e gestione della squadra da parte di un direttore sportivo, di un direttore generale, ai quali è stato cortesemente chiesto di lasciare il campo ad altri. Inutile fare dietrologie, inventarsi complotti particolari. Il Foggia Calcio sta semplicemente cercando dei sostituti. I nomi non li sanno nemmeno loro, probabilmente li sapremo solo quando, vagliati alcuni personaggi disponibili a prendere queste cariche, il Foggia poi deciderà, nella persona dei suoi proprietari, Franco Fedele Sannella, di dare incarico a queste nuove persone, alle quali auguriamo sin d'ora un buon lavoro nel Foggia Calcio. Per quanto riguarda invece la notizia di oggi, siamo rimasti tutti a bocca aperta venendo a scoprire che c'è una indagine a carico dell'ex socio al 50% del Foggia Calcio, il commercialista il dottor Cuccio, il quale avrebbe, dico avrebbe perché di fatto non c'è nessuna accusa, nessuna sentenza andata in giudicato, è soltanto un'indagine in corso, avrebbe distorto dei fondi neri per portarli nel Foggia Calcio sotto forma di finanziamento soci. E parimenti avrebbe anche, dico sempre avrebbe, pagato a nero quota parte degli emolumenti di tecnici e calciatori. Quello che dico io è una cosa molto semplice. Attenzione a dichiarare colpevoli personaggi che oggi sono assolutamente innocenti fino a prova contraria e che dovranno poi difendersi nelle sedi opportune dalle accuse che gli vengono poste dalla magistratura. Con tutto il rispetto per la magistratura, questo è un paese dove è facilissimo essere sbattuti in prima pagina, essere dipinti come il mostro di turno, un paese dove abbiamo visto più di una volta si è dato per scontato la condanna e la colpevolezza di qualcuno per poi scoprirlo assolutamente innocente. È un paese dove c'è un cittadino che è all'ergastolo in secondo grado, la cui unica prova è una traccia di DNA, la cui unica prova diciamo, di colpevolezza è una traccia di DNA talmente piccola che non è neanche possibile fare una controprova. Questo per dirvi che cosa? Che il Foggia non rischia assolutamente niente, perché essendo una questione penale dovremmo aspettare che si esprima la magistratura ordinaria e dopodiché solo allora la magistratura sportiva potrà prendere in esame la faccenda e combinare eventualmente sanzioni o provvedimenti sanzionatori. A Foggia l'abbiamo già vissuta questa cosa, è un film già visto perché il più grande presidente del Foggia, che se ne dica, quello che ha portato il Foggia agli onori della cronaca come squadra rivelazione del campionato di Serie A, Pasquale Casillo, ha avuto la stessa sorte. Il Foggia era anche in quel caso una squadra nell'occhio del ciclone, nel senso che comunque aveva gli occhi addosso di tutta la stampa, anche estera, per il calcio che proponeva.
Tasillo fu arrestato, l'accusa era molto più grave: associazione esterna e concorso esterno dell'associazione mafiosa, una accusa che comportava tutta una serie di reati collaterali, tant'è vero che tutte le sue aziende furono messe sotto la lente di ingrandimento, si temette anche per il Foggia. Per fortuna, ovviamente, il Foggia non ebbe ripercussioni, continuò quel campionato, nel 94 si sfiorò la Coppa UEFA. Poi Pasquale Casillo, nel silenzio più assoluto, fu dichiarato innocente quasi 20 anni dopo a Nola in un processo che lo prosciolse da qualsiasi accusa, dopo averlo però, ahimè, rovinato e con lui tutti i dipendenti delle sue aziende. Allora, la verità è una sola. Oggi il Foggia è sotto pressione, c'è una pressione su questa squadra enorme dovuta essenzialmente al fatto che ha fatto notizia vedere una formazione provinciale seguita da più tifosi che una formazione metropolitana di Serie A. Abbiamo fatto parlare tutta Italia, questa squadra ha un seguito pazzesco ovunque vada e quindi è normale che si parla del bene, ma una notizia che sarebbe rimasta relegata in una pagina di cronaca locale o regionale diventa invece di eco nazionale proprio perché riguarda questa squadra che sta facendo parlare un po' tutti, non tanto forse per l'aspetto sportivo quanto per l'aspetto sociale legato al tifo che si porta dietro. Cosa dico quindi ai tifosi? L'appello che faccio è che ora bisogna stare vicini a questi ragazzi. Immaginate come si sentiranno i giocatori, i tecnici che si sentono accusati di aver preso dei soldi a nero, magari non è vero, con quale stato d'animo oggi lavoreranno e domenica scenderanno in campo, se oltretutto non avessero la consapevolezza di avere il nostro appoggio incondizionato. Il Foggia è una fede, nel Foggia crediamo, in queste maglie, quella che indosso anch'io, non a caso, crediamo in questa maglia, non certamente in chi la indossa, e quindi noi a questa maglia dobbiamo dare il massimo incoraggiamento possibile e dobbiamo in tutti i modi, e vi assicuro che seguendo, avendo la fortuna di seguire tanti social, tanti gruppi di tifosi su Facebook, su WhatsApp che andranno ad Ascoli saremo in migliaia anche ad Ascoli perché i tifosi hanno capito che è il momento di stare vicini a questa squadra. Non pensiamo a questioni extracalcistiche, siamo vicini a questa squadra. È fondamentale tornare da Ascoli non solo con un punto, ma addirittura con 3 punti. La nostra squadra è più forte dell'Ascoli, ha la possibilità di tornare vincitrice da Ascoli. Dobbiamo dargli assolutamente il nostro appoggio incondizionato. Io la vedo così. Un caro saluto da Francesco da Prato a tutti gli amici di Medico Ciano.